si è conclusa con un bilancio tutto sommato positivo la 3 giorni organizzata dalla Fondazione Molise Cultura e dedicata ai tratturi. Un convegno, un concerto ed uno spettacolo teatrale per valorizzare l'antica autostrada del Molise, considerata un volano di sviluppo per il turismo. Ma saranno 3 giorni di dibattiti, di convegni, di approfondimenti sulla transumanza e sui tratturi, un elemento importante per la storia e la cultura della nostra regione. Beh, noi dovremmo essere bravi come istituzione e come territorio a fare in modo che questo bene culturale che rappresenta la storia e le radici della nostra civiltà possa diventare un vero veicolo economico anche per il territorio molisano. Abbiamo a disposizione i tratti di tratturo meglio conservati sull'asse Abruzzo-Molise-Puglia, e per cui con i finanziamenti del CIS siamo convinti di poter raggiungere il risultato e che possano diventare un vero piano di sviluppo del nostro territorio. 3 i centri coinvolti nell'iniziativa: Santa Maria di Canneto, Rocca Vivare e Pietrabondante, dove il sindaco ha organizzato un incontro in municipio con diversi protagonisti del territorio. In questa estate un po' particolare, per molti versi stiamo cercando di caratterizzare i nostri eventi basando soprattutto sulla cultura e su momenti di riflessione. E questa sera stiamo parlando di un elemento ambientale fondamentale nel nostro paesaggio e nella nostra terra, appunto i tratturi, questa fascia mitica, questa autostrada verde che ancora oggi è ben visibile anche sul territorio comunale di Pietrabondante. Quest'anno abbiamo rivisto il cartellone cercando di portare a Pietrabondante eventi che potevano essere ospitati nella piazza principale del paese, dove abbiamo installato una serie di strutture che ci permettono di rimanere distanziati l'uno con l'altro, senza però snaturare quello che è il nostro percorso che stiamo facendo già dall'anno scorso, cioè di caratterizzare gli eventi culturali che si svolgono qua a Pietrabondante. A volere fortemente l'iniziativa la Fondazione Molise Cultura della Presidente Antonella Presutti, il Governatore del Molise Donato Toma, l'Assessore Regionale al Turismo Vincenzo Cotugno ed il Direttore dell'ASVIR Moligal Nicola Di Miro. Diciamo che per noi molisani i tratturi sono una grande risorsa, perché attualmente nello scenario della rete tratturale del Sud Italia è la regione dove sono meglio conservati, e quindi avere questa risorsa totalmente a disposizione per quello che sarà uno sviluppo sostenibile futuro per noi rappresenta una grande opportunità. Anche dopo aver ottenuto questo riconoscimento da parte dell'UNESCO sulla immaterialità della transumanza, ci troviamo a riproporre un nuovo programma decennale proprio dedicato alla valorizzazione dei tratturi.